Eccoci al nostro appuntamento con Linea Diretta, le migliori risposte alle tue domande. Ospite quest'oggi in studio è l'avvocato Rossella Angiolini. Buongiorno. Avvocato Angiolini, parleremo di separazioni e divorzi perché l'avvocato, lo sappiamo, io è un esperto matrimonialista e quindi avremo la possibilità anche di vedere anche alcuni argomenti, di affrontare alcuni argomenti di stretta attualità. Ovviamente coloro che vogliono prendere parte a questa trasmissione possono farlo telefonando allo 0575 182 8182 oppure inviando una email che poi ci viene girata a lineadiretta@teletruria.it. Avvocato, questo è un argomento sempre molto complesso che, lo abbiamo detto, negli ultimi anni è diventato sempre più complicato, più difficile. Sì, perché la nostra società, la società italiana, si è modificata tantissimo, fino a imitare, ahimè, in questo la società di tipo anglosassone e di tipo americano, nel quale società ha una cultura completamente diversa dalla nostra. Noi avevamo l'idea di famiglia, famiglia unita, la famiglia patriarcale. Oggi purtroppo questa concezione non c'è più, per cui se ci si sopporta bene, se ci sono cose che non ci piacciono, tanto ci si separa e poi si divorzia, e quindi questo cambiamento di mentalità ha portato a un aumento delle separazioni e anche dei divorzi. Un aumento esponenziale perché, ripeto, da quando ho iniziato io a lavorare 30 anni fa, la situazione era ben diversa e oggi devo dire invece che quasi tutto, diciamo, il mio tempo è occupato da questo tipo di cause. Ma poi ho sposati o non sposati, conviventi, non conviventi. Ecco, quando non c'è più voglia di stare insieme, si separano. Che da una parte, io dico sempre, meglio una buona separazione che un cattivo matrimonio, una cattiva convivenza. Quindi, perché, però ecco, e questa è una mia riflessione personale, magari bisognerebbe pensarci, rifletterci un pochino più prima di prendere questa decisione. Questa decisione. Sì. Ecco, ci sono alcune considerazioni, alcune domande. Moglie e marito si separano, le figlie, una famiglia con due figlie, scelgono di vivere insieme con il babbo e impediscono addirittura alla mamma di vedere le nipoti. Ecco, è possibile fare un quadro complessivo e individuare anche attraverso questa situazione le eventuali responsabilità nella separazione? Sì, indubbiamente è una situazione particolarmente conflittuale. Mi sono capitate delle situazioni del genere in cui le figlie hanno preferito vivere con il padre, e indubbiamente c'è su questo una responsabilità anche del genitore, anche della mamma, e in parte anche del padre, perché spesso i figli vengono utilizzati per farsi la guerra l'un con l'altro. E c'è anche un altro motivo: chi ha i figli ha anche l'assegnazione in uso della casa coniugale, perché c'è anche questo aspetto che può sembrare cinico, e lo è, ma c'è anche questo aspetto di carattere legale che spesso porta i genitori a litigarsi per avere la collocazione prevalente dei figli. Indubbiamente, quando c'è una situazione di conflitto tra madre e figlie, indubbiamente una prima responsabilità è sempre di noi genitori, non c'è niente da fare, e poi indubbiamente questa conflittualità deriva o ha inciso anche nel rapporto con l'altro coniuge. L'impedire poi a una madre di vedere i propri nipoti, questo fa capire ancora di più, direi, il livello di odio, perché tale è, da parte di una figlia nei confronti dell'altro genitore. Ecco, sono situazioni alle quali bisognerebbe non arrivarci, le componenti possono essere molteplici, ma anche queste situazioni stanno diventando sempre più frequenti, sì. Sempre. E non si rendono conto, magari questi genitori non si rendono conto che mettendo su un figlio, portandolo ad odiare l'altro genitore, fanno del male in primo luogo ai loro figli. Ma sono delle situazioni che in genere maturano durante gli anni. Sono situazioni che maturano durante gli anni, oppure addirittura sono situazioni che possono venire fuori quando si comincia a parlare di separazione, perché un genitore, per odio nei confronti del marito o della moglie, e viceversa, tende a portare il figlio o la figlia
verso di sé per dirgli: bene, guarda, te ti puoi separare, io rimango in casa col figlio e te lo porto via. Quindi c'è tutto un aspetto di natura psicologica assolutamente deprecabile, assolutamente negativo, che poi si ripercuote in un sano, in una sana ed equilibrata crescita dei figli, che ovviamente non può un figlio crescere con l'odio nei confronti di un genitore. Di un genitore. È stata chiarissima, avvocato. Io e mia moglie, ci scrive Giampiero da Bibbiena, siamo separati da un anno. Durante questo periodo lei mi ha impedito di frequentare nostro figlio di 10 anni, perché poi le situazioni in fondo si sovrappongono. Sicuramente. Anche situazioni simili ma non uguali. Non uguali, sì. Il quale, dice lei, non vuole stare con me. Posso agire in giudizio, chiede il telespettatore, e chiedere l'affidamento esclusivo di mio figlio? Dunque, allora, può agire in giudizio, può chiedere l'affidamento esclusivo. Ma per ottenere questo bisogna dimostrare, e in questo caso mi sembra che sia abbastanza facile da dimostrare, la volontà dell'altro coniuge, quindi in questo caso della moglie, di impedire a questo figlio, a questo bambino, di avere dei normali rapporti con il padre, fino a indurre in questo bambino una reazione contro il padre stesso. Questa si chiama sindrome d'alienazione parentale ed è un termine di natura psichiatrica che ha un valore scientifico, ma ancora non ha per noi un valore legale. Costituisce però un presupposto per far capire al giudice che questo genitore, mettendo questo bambino contro il padre e impedendogli di vedere il padre, arreca un danno enorme al figlio, e una volta dimostrato questo, il padre potrà chiedere il collocamento del bambino e addirittura fino ad arrivare all'affidamento esclusivo. Sono divorziato da tanti anni, ho pagato sempre con regolarità l'assegno di mantenimento per mia figlia, la quale presto si sposerà. Devo continuare a versarle l'assegno di mantenimento anche dopo che si è sposata? È un telespettatore di Cortona. Dunque no, allora dobbiamo specificare questo, che l'obbligo giuridico per i genitori di mantenere i figli cade nel momento in cui questi figli o si creano una propria vita, come nel caso del matrimonio, oppure hanno un lavoro con un reddito tale che li permetta di vivere decorosamente. Quindi nel caso di specie questo padre non ha più l'obbligo di dare il mantenimento per la figlia. Però attenzione, devo dire a questo signore che deve tornare in tribunale. Occorre che le faccia un ricorso con il quale chiede appunto al giudice di essere esonerato, quindi che il giudice dichiara decaduto questo obbligo, perché la figlia è in una situazione tale che non ne ha più bisogno. Perché? Non è che decade automaticamente, occorre una sentenza, un provvedimento del giudice che dichiari la decadenza da questo obbligo, se no resta obbligato. Altrimenti resta obbligato. Mi sto separando da mio marito, questa è Roberta da San Giovanni Valdarno, il quale mi ha proposto di versare un assegno di mantenimento per i due figli omnicomprensivo anche delle spese straordinarie. Devo accettare? Chiede la signora. Assolutamente no, perché l'assegno di mantenimento è un assegno che deve essere versato mensilmente e che deve permettere al genitore collocatario di poter provvedere ai suoi figli, collaborando anche, quindi la mamma e il babbo. Provvedere ai suoi figli, a che cosa serve questo assegno di mantenimento? Serve per assicurargli un tetto, assicurargli una casa calda, il mangiare e il vestirsi. È questo che serve l'assegno di mantenimento. Non può essere omnicomprensivo di altre spese che dalla legge sono considerate straordinarie. Pensiamo alle spese mediche, alle spese scolastiche ed eventualmente universitarie, alle spese per attività ludico-sportive. Questa signora non può sapere, crescendo i suoi figli, quelle che saranno queste spese e quindi far fronte ora con un unico assegno a queste spese che, essendo straordinarie, sono anche eventuali. Quindi io consiglio alla signora di non accettare, di concordare un assegno di mantenimento e lasciare le spese straordinarie al di fuori. Ecco, ci sono anche altri aspetti legati proprio al futuro professionale dei figli e come la situazione familiare può condizionare questo futuro professionale. Certamente, perché come? Mia figlia è medico, si sta specializzando, poiché viene retribuita, noi genitori siamo obbligati a continuare a mantenerla? No, allora qui mi si... Lo aveva in parte accennato, sì, anche prima. Questa domanda mi permette anche di fare un'ulteriore specificazione. Allora, durante ci possono essere dei periodi in cui i figli percepiscono un reddito, come in questo caso qui.
Quando questo reddito non c'è più, o perché è finita la specializzazione, o perché questo figlio o figlia vengono licenziati, non è che sorge nuovamente in capo ai genitori l'obbligo di mantenere. Perché? Perché la legge dice se un giovane è stato in grado di entrare nel mondo del lavoro e ha avuto una retribuzione e poi questa retribuzione per vari motivi la perde, vuol dire che è in grado di trovarsi un'altra attività lavorativa. Quindi essendo in grado di potersi mantenere, avendo acquisito le capacità, l'idoneità, la maturità per potersi mantenere, i genitori non sono più obbligati a farlo. Quindi non c'è più un obbligo giuridico, però Luca, come sempre si dice, c'è poi un obbligo di natura morale, di natura che questi morale figli, insomma, per il sol fatto di averli messi al mondo, poi finisce che bisogna aiutarli. Sono una moglie separata, c'è poco tempo, sì, magari, con una figlia di 5 anni, la necessità di trasferirmi in un'altra città per motivi di lavoro. Posso portare con me mia figlia o devo chiedere l'autorizzazione a mio marito? Se, e se il marito sì, non se è d'accordo? Luca, allora il marito deve essere d'accordo, allora se il marito è d'accordo non c'è bisogno di andare in tribunale. Ma se il marito, come nel 90% dei casi, non è d'accordo, allora occorre agire in giudizio e chiedere l'autorizzazione del giudice, che per essere data, insomma, ci devono essere delle motivazioni molto molto particolari, sennò difficilmente un giudice allontana un figlio dal proprio padre. E quindi devono esserci motivazioni proprio specifiche? Motivazioni specifiche, ad esempio il fatto che questa signora nell'altra città possa avere un lavoro con un contratto a tempo indeterminato e ben retribuito, e magari il marito non sia in grado di poter versare un assegno per mantenere tutti e due i figli, oppure che la signora magari non riuscendo ad avere un lavoro e il marito non provvedendo al mantenimento dei figli chieda di trasferirsi nella città dove c'è la famiglia d'origine che può provvedere a questi figli. Quindi, insomma, devono essere motivazioni piuttosto... E se il marito così non è d'accordo può peggiorare ancora di più la situazione? Sì, perché se conflitto. Il marito non è d'accordo viene fuori un conflitto che il giudice deve risolvere in tutti i modi. In tutti i modi. E sono frequenti casi come questo? Spesso capitano, sì. Sempre di più che per necessità o di lavoro di famiglia essenzialmente la moglie chiede di essere trasferita. E noi restituiamo la linea alla regia. Termina la prima parte di Linea Diretta. Ci rivediamo per la seconda parte. A tra poco.